lungo tempo dove non ci si poteva vedere, non ci si poteva toccare, quindi questa è una doppia celebrazione, oltre a essere il nostro momento annuale importante, è anche un momento dove possiamo riabbracciare persone che magari non vediamo veramente da tanto tempo. Quindi cerchiamo di godercelo questo tempo perché ce lo possiamo dedicare. Oggi e domani, se ce la fate, cercate di divertirvi. Perché quando uno si diverte impara di più. E soprattutto per quello che mi riguarda, nelle ore che competono a me, io non sono qui per fare cose che di solito si fanno, in modo tale da smazzare un po' le carte e far sì che possa anche cambiare un po' la mappa del territorio a volte, ok? Quindi ti chiedo, tuffiamoci dentro e vediamo cosa succede. Principi comuni che possono assolutamente essere interdidattica, interstile, ok? Iniziamo da una cosa facile che più o meno hanno tutti, Antai Katakuri. Io lo facciamo dalla presa Antai Katate Dori, Kosa Dori o Katate Dori Ayami, a seconda di quale corrente alchimica studiate. E lo facciamo da un po' di manica, quindi dovrebbe essere presente la fase di ricezione della sua energia, è una fase dove io faccio la tecnica. State attenti che nel fare questo movimento si muove il corpo oltre che il braccio. Il braccio è quello che si vede tanto, il corpo è quello che fa la differenza. Non posso dire quello che penso. Che brutto capire, sei una persona. State attenti che la mano sia sempre davanti il centro addominale, quindi evitate questo, qui diventa pesante lei, quindi la mano sta indicativamente davanti al centro addominale, più o meno davanti al centro addominale. L'ultima cosa, state attenti, per ricevere l'energia non esageriate in questa modalità, perché lei ha una mano che se vi tocca sulla schiena è perché vi siete girati troppo, ok? Quindi mentre fate così il kimochi è sempre là, non è qua, questo è pericoloso. Katate Dori Ikkyo Omotemasu Onegaishimasu. Gomito manca il gomito che si trasforma in una mini che mi porta qua e di qui ho fatto il suo. Quindi lo stesso approccio Ikkyo Kara, partendo da Ikkyo, però questa mano adesso si mette qua, perché il problema è che facendo questo lavoro per una frazione di secondo ho lei dietro e lei vede il mio centro, io non vedo niente, quindi devo trovare la modalità per tenerla occupata mentre le giro davanti e poi continuo a condizionarla. Ok? One more time. Kyokara Kyonage Nabe. Prego, volato. O perché l'ho fatto apposta. Adesso non è tanto interessante questo. È interessante che per qualche altra ragione inspiegabile, mentre faccio Shionage, posso sbagliarmi e lasciarmi lo spazio di girare. Come a Monopoli torno al via e prendo 20 euro. Oppure, quello che può succedere è che faccio Shionage come si deve fare, però qui mi sbaglio e mi lascio l'opportunità di girare. Lui ha un lato libero, lo uso. E mi rotolare.
E siccome un tè è lì per attaccare, non è lì per attaccare la prima volta e poi basta. Se trova uno spiraglio, lui li attacca. E il suo compito è attaccare. Quindi cosa accade? Che io che sto facendo ischio, se per caso chiudo il migliore degli scionati, ma lui si libera, lui si alzerà per non attaccare. Ed è quello che io utilizzo per fare Kotega Eshi. Quindi avete due modalità per andare a finire il Kotega Eshi. La prima è lasciarlo girare, lui ne approfitterà e questo sarà la chiave d'ingresso del vostro Kotega Eshi. Oppure chiudo direttamente lo Shionage, ma lui girerà e questo vi dà la chiave Kotega Eshi. Kama Tekubi. Kama è il falcetto del riso, Tekubi è il polso, quindi il polso a falcetto del riso. Il polso a falcetto del riso. Esiste un altro polso a falcetto del riso, si chiama Nikkyo. Quindi, se da dove state facendo Kotega Eshi, mentre lui, anche qui avete X modo per farlo, ma adesso non mi frega di vederlo tutto. Questo è l'inizio di un Kotega Eshi. Poi le dita vanno a finire sotto. Anche qui, nuovo momento di panico. Questo, se superato il quale, arrivo qua. Okay. Voi direte, perché ti devi dare le spalle così tante volte, no? Kotega Eshi, attenzione a dove vado. Io mi sta caricando là, io entro qui. Se fosse tutto facile, cosa verreste a fare un semplice? Così
E non c'è tempo in una concatenazione di fare questo. Per un secondo la lascio, non va bene. Quindi Sankyo, una delle cose che notavo è che più c'è insicurezza, più io mi aggrappo al partner. Più c'è sicurezza, più la nostra connessione può essere soft, ma soft non vuol dire poco profonda. Questa è una connessione strong e rigida. Quindi al massimo le fa male qua. Io facendo Aikido non voglio fare male all'altro, voglio connettermi al suo cervello. Fine. Lei qui non ha male. Non serve fare, cioè il dolore in Aikido è la conseguenza della disconnessione. Quindi non è che io devo, ogni volta che faccio una tecnica, non serve a niente. Facciamo fra un attimo. Sono io che ho lasciato andare la testa. Esci. Non è. Esci quando il centro arriva là. Nicchio è quando il mio centro attraverso le braccia arriva là. Sankyo è quando il centro attraverso le braccia arriva là. Fai tennaglia, adesso ho chiuso la porta quindi lei non può uscire. Ok? Piano, arriva tu senza. Non è finito. Quindi se la mia tecnica assomiglia a una sorta, diciamo così, di gabbia dalla quale lei non riesce a uscire, qua lei l'unica via di uscita ce l'ha. Ma se per caso la tecnica, per distrazione mia, o meglio ancora in questo caso per scelta, lascia una via di uscita. E io mi armonizzo col fatto che lei la usa. Ci sono 6.496 cose che possiamo fare quando di qui lei esce. Possiamo fare cuscinaggio. Possiamo fare prima. Possiamo tornare a fare Sankyo, così vediamo, ci riproviamo per vedere se facendo Sankyo magari la volta che l'ho fatto. Adesso trovate con un po' di segno. Lei ruota, rimane. Non è il caso di fare grandi cadute, deve durare tanto. Siate gentili con il vostro compagno. Adesso quello che è interessante è il Kino Musu, che è un principio dell'energia che si annoda. Se la nostra energia si annoda, voi non dovete mai vedere soluzione di continuità, da quando inizia a quando finisce. Diventa uno scambio. Lei mi dà, io le do, lei risponde. Io propongo, io propongo. E questa è solo l'ultima che lascio la porta aperta. Quindi vai, abbiamo finito lo scambio, adesso cambiamo. Ultimo round, prego!